Buonasera, io mi chiamo Maurizio Corti e sono un cittadino villasantese da circa 5 anni, dopo una vita da monzese. E mi sono trasferito con la mia famiglia, attirato da una qualità urbana che si intravede, che intravedevo. Questa qualità urbana vorrei vederla mantenuta e anzi la vorrei effettivamente davvero rilanciare, vederla rilanciata. La mia quindi è un'ottica tutto sommato limitata, perché le mie abitudini, le mie conoscenze villasantesi sono ancora modeste e quindi mi ritengo prevalentemente un osservatore. Posso quindi proporre delle osservazioni di carattere generale che dovranno semmai trovare per la strada una loro concretizzazione. Io lavoro da privato, ma in una cooperativa sociale, e lavoro nei servizi, diciamo, socio-educativi di questo territorio e anche nel parco. E quindi sono interessato in particolare allo sviluppo dell'iniziativa in questi ambiti e quindi anche nel territorio villasantese. In particolare opero in quelli che vengono chiamati processi di esternalizzazione dei servizi di welfare e di legati al benessere delle persone per i minori e per la famiglia. Esternalizzazione a cui l'amministrazione pubblica e la scuola ricorrono per impostare e cercare di integrare il proprio compito con collaborazioni con il cosiddetto privato sociale, come appunto le cooperative. La prima questione è che sono convinto che nei prossimi anni noi dovremo abituarci sempre di più, e anzi siamo già ben allenati, siamo quasi dei campioni in questo senso, a operare nella crisi e con la crisi, in situazioni di scarsità ancora crescente. Anzi, possiamo affermare purtroppo che il fondo non è stato ancora toccato, a dire il vero, e minaccia di essere toccato nei prossimi anni. Questo significa, a mio parere, che il comune sarà sempre con maggiore difficoltà un erogatore di risorse e sarà oggetto potrà essere sempre meno oggetto di richieste e di rivendicazioni, e non potrà essere percepito come la facile e immediata soluzione di problemi e bisogni. Dovrà trovare quindi una diversa misura al proprio compito e dovrà proporsi in modo diverso alle attese dei cittadini. Questo richiederà una vera e propria, a mio parere, una vera e propria rivoluzione culturale, per chi vorrà misurarsi con i temi della rappresentanza dei cittadini, quindi vorrà proporsi come il rappresentante degli interessi dei cittadini nell'amministrazione del bene comune. E di fronte alla scarsità che ritroveremo ancora, il cittadino si troverà a dover scegliere purtroppo spesso tra un legittimo alleggerimento della pressione fiscale, anche locale, e dall'altra parte la necessità invece di dover partecipare maggiormente al costo dei servizi che desidera e di cui pensa legittimamente di aver maturato un diritto. Alla fine bisognerà proporre una nuova versione del contare sulle proprie forze a tutti i livelli. Ma questo sarà possibile però per un'amministrazione se non sarà accompagnata da una filosofia di massima trasparenza e di massimo sforzo di comunicazione verso i cittadini. Sarà necessario promuovere un vivace spirito comunitario e soprattutto di ascolto intorno alle realtà che sono in grado di contribuire e dare una mano ad avviare delle iniziative. Le organizzazioni di base, associazioni, circoli, cooperative, a questo punto diventano le risorse fondamentali, i gioielli di famiglia del territorio, che vanno mobilitati e valorizzati. Devono essere aiutati e allenati in qualche modo ad essere non solo dei percettori di contributi, se ci sono, ma sappiamo che sarà sempre meno, ma anche produttori di un capitale sociale proprio.
che possa dare stabilità e continuità al proprio lavoro. Abbiamo visto negli anni scorsi come la fine della stagione delle leggi regionali sulla famiglia ha poi lasciato solo, una volta consumati i contributi, tutte le associazioni di questo comparto, appunto legate all'infanzia e alla famiglia, e quindi anche impotenti a continuare perché i contributi erano finiti. Contare sulle proprie forze, secondo me, significa per Villa Santa mobilitare anche altri gioielli di famiglia. Dovremmo citare lo spazio dell'ex Lombarda Petrolio oppure il centro storico, valori interessanti alla trasformazione, ma ora un po' ferri al palo. Qui ritengo che sia necessario recuperare soprattutto però una forma, e di questo è già stato detto, una forma di legittimità e di titolarità, ho finito, a operare sul parco e nel parco. Soprattutto ora che il nuovo organismo consortile, voi sapete che è stato creato recentemente, di gestione, vorrebbe collocarlo in una dimensione non esclusivamente monsese, ma territoriale. Il villasantese, lo stesso varrebbe per gli abitanti degli altri comuni confinanti, a mio parere, possono essere qualcosa di più che un generico pubblico utente. Grazie.